La violenza di genere, la pandemia, la guerra, il disastro ecologico, la povertà e la precarietà. Un focus molto ampio di riflessione che ha un minimo comune denominatore, un sistema che si sta sgretolando. Questa mattina il sit-in organizzato dal collettivo Zona Fucs e da tantissime altre realtà associative, sindacali, politiche e partitiche del territorio pescarese regionale. È importante partire con la Festa Internazionale della Donna, ma per parlare più ad ampio raggio di tutte le discriminazioni che ci sono in questa società eteropatriarcale. Tant'è che infatti questo per noi non è solo la giornata della donna, ma è uno sciopero globale transfemminista, perché riteniamo che ogni tipo di discriminazione sia interconnessa tra di loro, perché la matrice è la stessa, ovvero il patriarcato. E per noi ogni lotta non è più importante di un'altra. I diritti civili sono tanto importanti quanto sono i diritti sociali ed è per questo che oggi siamo riusciti anche a fare questa manifestazione con tantissime realtà associative, politiche, sindacali, perché per noi è importante creare anche una visione progressista insieme. Quindi oggi rivendichiamo il miglioramento della legge 194, come anche l'autodeterminazione delle persone trans, ma anche chiediamo a gran voce noi ius soli, chiediamo più diritti per le persone che sbarcano in Italia, quindi per noi è veramente importante fare una lotta intersezionale proprio perché tutte le lotte sono interconnesse tra di loro. Come è organizzata la giornata dell'8 marzo qua a Pescara? Qui a Pescara per l'8 marzo il pomeriggio partiremo da Piazza Sacro Cuore per fare una feminist trekking, ovvero una camminata femminista dove le donne del collettivo Zona Fucs e tantissime altre realtà associative andranno in giro per Pescara a raccontare che cos'è il femminismo, a fare volantinaggio, a dare dei post-it con delle frasi di donne femministe famose per divulgare e sensibilizzare più persone possibile a questa tematica. Altro appuntamento, domenica 5 marzo, allo Spazio Matta. Ci sarà la rassegna Lottiamo Insieme, è un evento culturale in cui ci sarà una Human Library, ci saranno delle botteghe dell'autodeterminazione e tantissimo altro. La sera ci sarà anche un concerto e vi consiglio di andare a vedere la nostra pagina Facebook per sapere tutto il programma completo.